Nel chiudere vorrei focalizzare quattro punti, un po' per tutti. Io sono molto trasparente e molto diretto. Lo sforzo di questi anni, non solo mio, dei colleghi delle agenzie, dei colleghi di ISPA, dei colleghi delle agenzie e mio, è stato uno di fare un melting process, cioè di metterci insieme e cercare di realizzare questa sfera rotonda che è ISPRA, io continuo a dirle ai miei colleghi, e in quanto rotonda è estremamente fragile, basta toccare un punto che esplode tutta la sfera, che però ha la ricchezza della sfera in quanto a tutti gli aspetti e riesce a contemplare tutti gli aspetti di quella che io chiamo biodiversità del sistema agenziale nazionale. Perché le agenzie hanno diverse colorazioni, diverse competenze, diverse capacità. Questo sforzo, l'ho detto prima, è stato complessivo, siamo ad un passo per realizzare finalmente il sistema voluto dal legislatore 20 anni fa, in maniera anche più ricca, abbiamo visto stamattina, su materie specifiche e materie generali. E come ho detto, uno degli obiettivi che mi sono posto anche come Presidenza è quello di avvicinare, anche dalla mia esperienza di protezione civile, avvicinare sempre più il tempo reale dell'informazione. E dall'altra parte anche all'open data, cioè sostanzialmente di questo mi sono impegnato anche in commissioni parlamentari, all'atto della mia riproposizione come Presidenza. E questo lo cercheremo di fare. Dove arriverò a questo? Un'affermazione alla fine, perché questo è stato lo sforzo. Stiamo andando bene in questa direzione, nel senso dell'una e dell'altra. Io colgo a fondo quello che Vittorio ha sottolineato, e che un po' tutti avete sottolineato, anche Rosa all'inizio, anche quando sottolineava il discorso della visualizzazione, della evidenziazione da una parte dei processi industriali, dall'altra di certi processi, ma di abbinare al dato che non è freddo. Non è freddo, non è completamente freddo e credo, sono ben contento che ad esempio Vittorio abbia evidenziato il processo delle Marche, cioè si legge insieme all'interno di questo tutta una serie di dati caldi, come chiamo io, che possono essere di stimolo, ma io colgo molto entusiasticamente lo stimolo a portare nel nuovo reporting o nella nostra attività di reporting a stressare molto di più quella l'attività di valutazione delle politiche. Io credo che questo. E questo lo dobbiamo fare in un equilibrio molto importante, senza però modificare il rapporto, che secondo me è molto fertile, sia con le rappresentanze, sia con le rappresentanze industriali, le rappresentanze politiche, le rappresentanze delle associazioni ambientaliste, il cui compito è quello proprio di evidenziare questi processi. Il loro compito, da una parte, sostanzialmente, di criticare, di evidenziare, di portare a contatto diciamo delle popolazioni. Quindi dobbiamo trovare un equilibrio, non mi voglio sostituire a questo ruolo, io l'ho sempre riconosciuto questo ruolo e questo tipo di rapporto. Purtroppo devo dire che una delle difficoltà maggiori non è questa, ma è il rapporto col mondo della politica e col mondo delle istituzioni. Cioè noi come sistema difendiamo moltissimo la nostra autonomia ed è una difesa strenua. E la nostra autonomia non è un'autonomia di contrapposizione, è un'autonomia di evidenziazione di un'evidenza tecnico-scientifica, quindi valutativa anche in questi termini delle politiche, in termini, come ho detto prima, dell'andamento degli indicatori che evidenzi certe cose. Questo non sempre è facile, non sempre è facile, non sempre è facile nell'ambito della valutazione, non è sempre facile nell'ambito dell'assistenza tecnica e scientifica alla componente politica, in questo caso dell'autorità ambientale, a tutti i livelli. Io invece parlo di mare. Parlo di mare perché un dentino che mi fa male, ma proprio male, mi gonfia tanto, è il fatto che noi abbiamo una certa visione della marine strategy e della strategia per ottenere un buon stato ambientale. Questa è stata proposta, questa ha trovato giusto anche la giusta, ma non le giuste metodologie di discussione e confronto con quelle che poi sono state le scelte politiche dell'autorità politica. E allora io mi trovo in una grossa difficoltà certe volte, nel senso che chi mi conosce sa che sono molto trasparente, molto diretto, e questo l'ho passato in tutta l'attività dell'ISPA, ma dei colleghi delle agenzie, proprio ieri sera ne parlavamo anche a cena,
Io credo che però questo dobbiate aiutarci tutti, da una parte a tarare giustamente il livello a cui rappresentarsi e come rappresentarsi, ma dall'altra anche a mantenere questo spazio e a darci questo compito. Perché molte volte questo compito in maniera sommessa è negato. È negato. Lo dico esplicitamente, lo è negato. Altra cosa, e lo dico costruttivamente, ed è l'ultima cosa che dico, è che anche tra di noi dobbiamo chiarirci bene chi fa cosa. Questo anzi per valorizzare le competenze. Non a caso io ho voluto l'Istat a questo tavolo, perché evidentemente ci sono delle cose da metterci d'accordo un po' meglio. E ci dovete aiutare tutti, ci dovete aiutare, sono genovese, ci dovete aiutare anche nei vostri rapporti con noi, noi ISPRA, noi agenzie, noi Istat, perché se voi mescolate, anche voi mescolate le carte, alla fine noi non riusciamo ad avere un percorso chiaro e non riusciamo a contribuire correttamente al raggiungimento di questi fini. Io ritengo che il compito del sistema agenziale sia quello che ho detto prima, del reporting nel senso dell'ufficializzazione del dato e dell'informazione, che deve servire ad un'altra ufficializzazione, che è quella, io non mi pongo il problema del benessere delle popolazioni, il mio compito è disegnare il problema dei processi sulle matrici ambientali e da queste vedere se certe politiche incidono o non incidono positivamente. Vittoria ha sottolineato in maniera brillantissima questo processo e anche il discorso dell'industrializzazione, anche nelle tue parole, ma anche quelle di Monica. Allora io credo che siamo un ottimo punto, però dobbiamo capirci, non è togliere il pane, ormai c'è poco da dire, la crisi investe anche noi perché noi siamo alla ricerca di spazi per poter sopravvivere, perché non c'è una corretta visione istituzionale del mantenimento e del supporto di ciò che serve a questo Paese in maniera sufficiente perché ciò sia svolto in termini sereni. Questo non lo dico qua, lo dico pubblicamente qua, l'ho detto alle commissioni, chi guarda i resoconti sa che l'ho detto molte volte. Siamo ad un punto del percorso, secondo me, ho detto prima, ottimo, ma dovete aiutarci, dobbiamo tutti aiutarci assieme. Io sono ben contento, vedrò il presidente dell'Istat, mio carissimo amico, al più presto. Io credo che questo deve essere chiarito, come ho cercato di chiarirlo col CNR da una parte, quindi con la comunità scientifica, ma con gli altri miei compagni di strada, che sono quei soggetti intermedi, guardate, soggetti fondamentali per la Repubblica, intermedi che prendono la conoscenza da dove sta, che dove appartenevo e deve stare là, anche Blue Sky la porta e la trasferisce nella valutazione delle politiche, nel fare le politiche, nel dare un'informazione, nel contribuire alla conoscenza, nel contribuire a un processo culturale. Gli enti intermedi sono fondamentali, in certi ambiti sono sufficientemente auto già definiti dalla loro storia, pensa al mondo della sanità, purtroppo il mondo ambientale non ha questa storia, non ha un fondo nazionale per l'ambiente, non ha una struttura che riesce a portare a sistema complessivamente tutte le voci e tutte le competenze. Allora su questo, che è un po' l'appello dei miei colleghi delle agenzie, lo leggo in un altro modo, è un elemento che io non a caso vi ho voluto a questo tavolo, anche parzialmente, ma come rappresentanza sostanzialmente di questo sforzo. Noi cogliamo, sono d'accordo con Ermete, ma certamente diciamo anche cose positive, le diciamo, però io preferisco cogliere le critiche, o meglio gli indirizzi, gli stimoli, e li ho colti pienamente stamattina. Io vi assicuro che cercherò, se andrò avanti in questo percorso, di mettere a buon schema questo e le nostre relazioni. Grazie a tutti e vi prego tutti di...